Dai, che facciamo un live. Ciao. Ciao ragazzi, lei è la Anna. nostra Anna che si occupa dell'archivio, che fa un lavoro veramente, veramente estenuante. E io oggi mi trovo a Chisinau, faccio come sempre un giro dei dipartimenti e parlo con tutti i ragazzi. Devo farti veramente i complimenti perché tu lavori con noi ormai da anni. Quasi 3 anni. Quasi 3 anni e fai un lavoro che permette ai pazienti, poi anche quelli che devono tornare, di avere ordine nel loro Un lavoro dossier. abbastanza preciso, non Molto complicato, preciso. ma preciso, per dire. Spiega cos'è che fai. Allora, in pratica io mi occupo dei pazienti nuovi e pazienti vecchi. Mi occupo dell'archivio, di quello che ha fatto il paziente, Per esempio, qua, cos'è che fai? C'hai un gestionale qua. Sì. Giusto, deve finito le cure, apri lì quella nota, cosa stavi scrivendo? Qua hai messo l'attività, organizzare, viaggio di rientro, finito le cure, deve tornare a gennaio, febbraio per il controllo, deve portare 14 euro. Non ti scappa un euro, No, t'annoti niente. tutti. Allora, Più c'hai lo scanner qua. sì, è il mio compagno di viaggio, per dire. Ogni informazione, ogni percorso che fa il paziente va sempre curato nei minimi dettagli, va sempre verificato e chiamare sempre i pazienti per ritornare da noi, ovviamente. Quindi quando i pazienti noi li chiamiamo, i ragazzi al telefono vanno a recuperare le informazioni che tu inserisci e quindi sanno di cosa devono parlare al telefono, sanno quando il paziente deve tornare, sanno in quale clinica deve tornare, Giustamente. tutto questo. Brava, sai che abbiamo, io sono onorato, infatti volevo dirvi che è un periodo questo che stiamo inserendo tante nuove persone in azienda perché le cure all'estero stanno aumentando proprio vertiginosamente. Noi già lo sapevamo questo in pandemia, per quello abbiamo esteso le cliniche, abbiamo espanso tanto sotto pandemia. Questo è stato l'anno forse dove abbiamo espanso più di tutti. E abbiamo persino dipendenti che stanno venendo a lavorare da noi da Apple. Cioè, non stiamo parlando di un'azienda qualsiasi, ma parliamo della Apple, cioè una delle migliori aziende che c'è al mondo dove tutti vorrebbero lavorare. Addirittura c'è un dipendente che lavora da loro col dipartimento assistenza, ha detto: voi siete un'azienda a livello di Apple, un'azienda a livello di Apple con qualità del lavoro, qualità proprio del tipo di lavoro che addirittura ci preferiscono a Apple, ci preferiscono. Io sono onorato, veramente significa che abbiamo fatto un ottimo lavoro questi anni e veramente siamo un'azienda seria. Quello vi faccio vedere poi qua, oggi sono nel dipartimento di archivio, copie, assistenza, qua ci sono le ragazze che si occupano per esempio di tutti quelli che sono i contenuti che vengono pubblicati online. Lei si occupa per esempio del monthly, lei si occupa del monthly, quindi il mensile che viene, no il mensile, il quadrimestrale che viene registrato, la nostra marketing manager, forse in pochi ti hanno conosciuto dei nostri pazienti, Diana. Ciao, Diana addirittura viene a lavorare da dove che hai vissuto prima di in venire a lavorare? Inghilterra, Cambridge. A Cambridge. Quante lingue parli? Un Un paio. paio. Come si dice ciao in russo? Come Привет. si dice in rumeno? Salut. Come si dice in inglese? Hello, how are you? Come si dice in spagnolo? Hola. E poi qua abbiamo la nostra, anche lei, che si occupa di copywriting, distribuzione. Valeria già la conoscete perché sta da noi ormai già da anni. Che lavoro fai tu tutti i giorni? Lavoro grafico, Grafica, SMM, social media manager, social media, copywriter. copywriter, cioè hai detto dei paroloni che forse la metà delle persone conosce. Cosa, cioè di fatto cos'è che fai? Per esempio, social media manager, che fa un Sì, social media manager? fa tutti i post su Facebook, Instagram, su social media. Quindi le cose che i pazienti vedono sulle pagine, se è turismo dentale, Sì. Dottor Palma, se sei tu l'autrice. Sì. E, il graphic designer fa
tutto il lavoro visuale, come si... Visual, significa visual. La grafica. Sì, la grafica, tipo tutti, uh-huh. tutte le cartelline, anche la rivista quella di SOS l'ho fatto io. Bravissima. Hai la rivista qua, per esempio, quella che hai fatto te? Sì. Vi faccio vedere, entriamo nell'archivio di Valeria. Sì, ma quella nuova? Quella nuova, quella che sta arrivando tra un mese nelle case di tutti gli italiani. Vi faccio vedere la nuova rivista, allora. Il nuovo monthly del 2020. Questa è la copertina. Andiamo più giù. Quindi tutte queste pagine le fate te? Sì. I contenuti no, i contenuti li, chi te li passa? Leo. Leo, il copywriter. I grafici, ti mandano le foto, è bella. I fotografi. Fotografi. Bella, bella, bella. E questa quando viene spedita? Tra un mese circa questa. Quindi lei è Valeria e vi ho presentato un'altra, che tra l'altro lei si occupa anche addirittura di montare i video referti. Ok, se volevate vedere chi ha ricevuto i video referti, va bene, la lasciamo lavorare e poi qua in ufficio si mangia anche tutti insieme. Qua abbiamo la nostra è un backstage il video di oggi. Ecco il pranzo di Dumitrizza, ragazzi, vi faccio vedere il dietro le quinte di come lei mangia e lavora. Dumitrizza è troppo organizzata. Quante cose c'hai da fare oggi? Tante. Sull'agenda, facci vedere, io sono curioso di vedere la tua agenda, c'hai di tutto, c'hai praticamente. Questa. Allora abbiamo fatto un'intervista, poi abbiamo fatto un altro video, poi c'è sempre il SOS University oggi alle 16 e alle 17:30 party, festa con i pazienti, c'è, sì. Eccolo qua. Sì. Allora ci vediamo dopo al party, che ti mangi? La giama. La zuppetta moldava. Sì. Io vi faccio un saluto e ci si vede, ragazzi, dopo alle 16 con la SOS University. Qua un po' di regalini che ci hanno portato i pazienti. Questa dalla Sicilia ce l'hanno portata.